chiamo Gianluigi Lago e sono consulente per l'orientamento e consulente linguistico di Eurocultura e l'organizzazione che ha promosso questo evento in collaborazione con il progetto Cercando il Lavoro, che è un progetto promosso dal Comune di Vicenza con altri comuni. E ho l'occasione appunto per ringraziare il Comune di Vicenza e la circoscrizione 3 per averci dato la disponibilità di questa splendida sala, direi, e vorrei ringraziare il dottor Yuri De Vigili, che è il coordinatore del progetto Cercando il Lavoro, e io inviterei a dire due parole di presentazione del progetto. Ciao a tutti. Allora, per farmi 5 minuti su un progetto grande come Cercando il Lavoro, sappiamo di essere sintetico sulle cose. Ci siamo trovati nella condizione un anno fa di dover dare molte risposte ai cittadini che hanno perso il lavoro. Abbiamo deciso di fare rete insieme ai comuni intorno a Vicenza, in questo momento sono 15 comuni che fanno parte del progetto. Abbiamo deciso di fare rete con delle associazioni e degli ordini professionali che ci hanno dato una risposta come l'agricoltura o come altre associazioni. Una cosa bellissima perché hanno destinato parte del loro tempo, anche professionale, per darselo gratuitamente e attivare una serie di corsi, una serie di incontri, di workshop rivolti ai disoccupati dei 15 comuni e per alcune cose, ad esempio con il congresso loro all'estero, aperte anche ai residenti al di fuori di questi 15 comuni. Per arrivare, dicevo, a questi corsi in modo del tutto gratuito, offriamo ai disoccupati che abbiano voglia di intraprendere un'attività professionale in proprio dei corsi di un'impresa, delle start-up aziendali che sono finanziate da, cofinanziate dalle banche a condizioni agevolate, perché anche due banche hanno aderito al nostro progetto. Offriamo dei corsi di ricerca attiva del lavoro, offriamo delle consulenze attraverso la cultura sul lavoro all'estero. Siamo in grado di anche dare delle opportunità per andare proprio a lavorare all'estero, o comunque ci stiamo muovendo dopo un anno di esperienza di attivazione dei corsi, ci stiamo muovendo per fare il passo successivo, cioè offrire la possibilità di andare a lavorare. Ovviamente non siamo noi come comuni che dobbiamo trovare lavoro. Il lavoratore che lo sta cercando deve attivarsi in proprio. Noi lo aiutiamo nella ricerca, gli diamo delle consulenze, gli diamo dei corsi formativi. Ripeto, è tutto gratuito perché ci è stato dato tempo professionale di questi professionisti in modo gratuito anche per loro. Io vi invito, senza rubare altro tempo a gente a scelta, di prendere un volantino se non l'avete già preso uscendo. Per capire esattamente che cos'è il progetto c'è un sito che è www.cercandolavoro.it dove potete avere una serie di altre informazioni ed è un sito che è in costante aggiornamento man mano che riusciamo ad attivare delle possibilità di formazione e le possibilità di lavoro di voi. Per chi è residente del Comune di Vicenza può anche prendere la scheda di iscrizione per cercare lavoro e che può essere utile sia in questo contesto sia eventualmente per attivare dei tirocini quando vengono finanziati, sono tirocini che hanno una borsa di tirocini di 4 euro l'ora per 6 mesi, c'è la possibilità di attivarli in futuro sicuramente, l'abbiamo già fatto attraverso il dato sociale l'anno scorso, 104 persone hanno lavorato per 6 mesi in strutture comunali o agganciate al comune, quindi era a vicine o qualche associazione. Poi eventualmente alla fine, se avete domande potete rivolgervi a me oppure alle mie collaboratrici, e le risposte le diamo, quelle che vuoi. Grazie. L'incontro appunto è promosso da Eurocultura nell'ambito del progetto Cercando il Lavoro con il supporto indispensabile di Quality Travel e di IT Vancouver, che è la scuola di inglese che presenteremo più tardi. L'obiettivo della serata, come avete visto dall'invito inviato per email, è quello di presentare la città di Vancouver, presentare un pochino anche il Canada. Ovviamente i tempi circoscritti non abbiamo la pretesa di darvi tutte le informazioni possibili e immaginabili su il Canada e su Vancouver, ma
utilizzare questa destinazione come una destinazione utile, io direi ideale, dove poter acquisire delle competenze linguistiche e competenze varie che possono essere utili e spendibili nel mercato del lavoro. Illustreremo brevemente i visti Working Holiday Program e il visto Co-op per poter frequentare, per poter svolgere un periodo di esperienza lavorativa o di internship in Canada. Non daremo però informazioni su come emigrare in Canada, non è l'obiettivo dell'incontro di questa sera. Dopo di me parlerà Sherry Motoashi, che è la direttrice della scuola ITI di Vancouver, che darà informazioni di prima mano su Vancouver e spiegherà la scuola e in che modo la scuola può essere utile per prepararsi a svolgere questi programmi di Work Experience a Vancouver. Stiamo attendendo anche Simone Simico, che è un ex studente della scuola di Vancouver, qui di Vicenza, che porterà la sua lezione anche la sua esperienza a Vancouver, che gli ha dato la possibilità di inserirsi professionalmente in un lavoro, il motivo per cui in questo momento è meritato, perché appunto ha cominciato proprio oggi un lavoro grazie anche all'esperienza a Vancouver. Alla fine sicuramente ci sarà spazio per le domande, contiamo di fare un incontro di massimo un paio d'ore, e credo che abbiate raccolto tutti alla registrazione della cartellina con materiale informativo. Se non l'avete fatto, poi alla fine vi invito a farlo, così come firmare il foglio presenza, anche perché dopo l'incontro invieremo anche del materiale via email, la presentazione di questa sera e altre informazioni le invieremo per email a chi ha partecipato. Ci ha portato anche dei piccoli omaggi, per cui poi alla fine potrete prendere dal tavolo delle scatoline che trovate. La valigia di Sherry, che è arrivata questa mattina da Londra, non è da Vancouver, e poi è andata a Roma, quindi si sta portando in giro per l'Europa su un po' di materiale. Però abbiamo chiesto che ci facesse questa cortesia di portarci alcuni omaggi direttamente da Vancouver. Allora, alcune informazioni sul Canada. Il Canada è il secondo paese per dimensioni al mondo, il primo paese è la Russia, è estremamente vasto. Nonostante ciò, la popolazione è di circa 34 milioni di abitanti, rappresentata, come vedete, da oltre 200 gruppi etnici, per cui è sicuramente un paese multietnico e multiculturale. Fa di questa caratteristica forse una delle caratteristiche fondamentali del proprio essere. È diviso in 10 province e 3 territori. Alcune delle province principali sono appunto il Quebec e l'Ontario, la British Columbia, dove appunto c'è Vancouver. E come sapete, in Canada ci sono due lingue ufficiali, il francese e l'inglese. Devo dire che nella British Columbia English il dollaro canadese appunto è la valuta che si utilizza in Canada e al momento è abbastanza simile al tasso di cambio di un dollaro statunitense. E quindi la produzione canadese in termini assoluti non è enorme, anche se è una buona posizione, l'Italia è una posizione più avanzata. Però nel 2012 l'economia canadese, come potete vedere, è andata decisamente meglio dell'economia italiana e anche meglio dell'economia europea. La disoccupazione è un tasso direi buono, anche se non eccellente, ci sono alcuni paesi nel mondo dove abbiamo un tasso di disoccupazione migliore, sicuramente migliore rispetto all'Italia, perché sono dati del 2012, forse in Italia gli altri al momento sono un po' diversi. La distribuzione dell'occupazione
Vancouver, come potete vedere dalla mappa, si trova nell'estremo occidentale del Canada, proprio quasi sul confine con gli Stati Uniti. L'area metropolitana di Vancouver è circa 2 milioni di abitanti, per cui è una metropoli, però una metropoli immensa, sicuramente una città molto molto visibile. La zona centrale è una 600.000 abitanti. Proprio la settimana scorsa è uscita una classifica, ci sono alcune organizzazioni, alcuni giornali internazionali che fanno delle classifiche sulle città più visibili al mondo e costantemente Vancouver è sicuramente tra le prime 5 al mondo. Quest'anno si è classificata al terzo posto. In genere le città canadesi e le città australiane sono predominanti in queste classifiche di città dove non c'è solo ricchezza, ma è proprio la benessere che contano e danno un indice di vivibilità della città. Come ricorderete, nel 2010 Vancouver è stata la sede delle Olimpiadi invernali e se ricorderete qualche volta hanno avuto anche dei problemi per quanto riguarda la neve. Questo si collega al discorso un po' sul clima riguardo al Canada. Spesso noi abbiamo l'immagine del Canada come paese freddo, estremamente freddo, d'inverno lo è soprattutto nella zona centrale del paese e sicuramente nella zona nord. Le città sulla costa hanno un clima sicuramente molto temperato e come vedete Vancouver ha una temperatura media d'inverno tra i 2 e i 8 gradi e l'estate tra i 13 e i 26 gradi. Questo significa che anche l'estate il clima è sicuramente caldo, però è decisamente gradevole. Benvenuto Simone. E Vancouver, la differenza di orario rispetto all'Italia è 9 ore indietro. L'area della British Columbia e di Vancouver gode di numerose risorse naturali. L'economia è sicuramente incentrata sui servizi e sul turismo. Due caratteristiche della zona di Vancouver sono sicuramente la produzione cinematografica. Vancouver è la terza città più importante per la produzione di film e telefilm del Nord America, dopo Los Angeles e New York. E anche l'industria high-tech è molto importante. La produzione e l'elaborazione di videogame, ma anche di quello che è legato alla produzione di software e quant'altro. Come dicevamo, in Canada si può svolgere un periodo di formazione temporanea, di esperienza professionale in azienda attraverso fondamentalmente due tipologie di programmi. Uno è il Working Holiday Program, il visto vacanza lavoro, il cui nome ufficiale è International Experience Canada. L'altro programma è il Co-op Internship Program, che è una derivazione del student visa, del visto studente. Questa slide la trovate anche nella vostra cartellina con tutti i riferimenti dei siti utili per poter reperire le informazioni su questi programmi. Adesso comunque vediamo un po' in dettaglio. Il Working Holiday è un programma migliorare
C'è da dire che i posti sono limitati per quanto riguarda l'Italia, sono 1000 unità per quanto riguarda il 2013, saranno 1000 unità anche per il 2014, per cui non sono moltissimi i visiti a disposizione. Si può partecipare una volta sola, per cui una volta fatta la richiesta e ottenuto il visto non si può più ripetere la richiesta. È possibile però, per chi ha ottenuto il visto, alla conclusione della permanenza, chiedere un'estensione del visto come visto turistico e quindi di svolgere attività turistica, quindi fare turisti o fare semplicemente un corso di lingua, ma non lavorare per i restanti 6 mesi. Il costo attualmente è di $150 australiani, che corrispondono più o meno a €120. Tra parentesi, vedete, rimborsabili significa che se fate la richiesta e per motivi visto che viene negato, vi vengono rimborsati questi soldi. E devo dire che a mia conoscenza è l'unico paese che fa questo, di rimborsare i soldi. È un visto a cui possono accedere persone dai 18 ai 35 anni, quindi fino ai 36 anni non compiuti. Per quanto riguarda il visto richiesto in Italia, è possibile richiederlo solamente se si è cittadini italiani residenti in Italia, per cui eventuali cittadini italiani residenti fuori dall'Italia non possono richiedere questo visto. Bisogna dimostrare una disponibilità finanziaria di almeno $2.500, questo non nel momento in cui si presenta il visto, ma nel momento in cui si arriva in Canada. E questo si può dimostrare, per esempio, possedendo una carta di credito. Meglio comunque avere più forme di dimostrazione di poter sostenere la propria permanenza in Canada, anche se non si ha un lavoro. È sicuramente obbligatorio poi dimostrare di avere un'assicurazione sanitaria privata, in quanto non si deve, appunto, in caso di malattia, si deve essere provvedi, si deve avere una copertura che copra un po' tutte le spese. Voi sapete che nel mondo anglosassone, soprattutto nel mondo americano, Stati Uniti e Canada, i costi della sanitaria sono molto, molto elevati. Ovviamente non bisogna aver partecipato in precedenza. Attualmente la richiesta prevede la necessità di sottoporre la documentazione in duplice copia, che va inviata comunque assieme a 2 uffici dell'ambasciata del Canada a Roma. Un ufficio effettua una valutazione di idoneità formale, cioè che il candidato abbia i requisiti formali, abbia presentato tutta la documentazione corretta nei tempi indicati. Un altro ufficio invece ha il compito di fare una valutazione di merito non tanto sulla candidatura, ma proprio sulla persona, per cui può essere che abbiate tutti i requisiti formali, ma le autorità canadesi si riservano sempre il diritto di negare il visto anche senza motivazioni particolari. Dal 2014 è possibile che la candidatura si debba inviare in